Signori, belle mie, benvenuti in un nuovo episodio di Layers of Fear. Nell'ultima puntata abbiamo, diciamo, capito che il nostro personaggio è sicuramente un pittore, sicuramente una persona che ha problemi, parliamo di problemi psicologici proprio perché abbiamo visto che come tela usavamo pelle umana. Abbiamo visto che in questa casa succedono cose strane e molte di queste possibilmente sono frutto di nostri problemi psicologici, anche perché il nostro personaggio, oltre ad avere seri problemi, è un alcolizzato. Un alcolizzato che probabilmente stava malissimo, sicuramente avrò fatto cose malate, nostra moglie non ci vedeva mai. Molto probabilmente il nostro personaggio ha ucciso qualcuno ed è per questo che vive anche un po' nel rimpianto. Qua c'è una nota che prima non c'era. Respiri profondi, ricorda, sei un professionista, sono solo le prime pennellate, poi avrai superato il peggio. Che c'è di tanto difficile? Ansia anche nel dipingere. Non so se sono dentro un sogno, se sono problemi, è tutto molto confuso per adesso, ma siamo nelle fasi iniziali, quindi ci sta. Minchia, c'è pure un ascensore. Stiamo salendo, che cazzo di casa hai? No, 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 no. Cosa minchia ho visto? Cosa minchia ho visto? Madonna, raga, è proprio brutto. Questa porta è chiusa. Vaso. Questa porta è chiusa. Ah, è un quadro. Questo è proprio inquietante, ragazzi. Se prendono vita sti quadri qua, è un problema. Sono molto ripetuti. Egregio signore, per quanto io comprenda che lei sia stata turbato per la situazione sua e di sua moglie, per quanta compassione io provi per questo, mi trovo costretto a comunicarle che non desidero ricevere altre lettere da lei che riguardano questo argomento. Tutti i trapianti di pelle sono operazioni estremamente delicate e spesso vi è un elevato rischio di fallimento. Minchia. Considerando ciò, io e i miei colleghi del Sant'Anna possiamo assicurarle che abbiamo fatto di tutto per ottenere buoni risultati con sua moglie. Personalmente credo che sia stato fatto un ottimo lavoro, considerata l'entità dei danni ai tessuti. Certamente lei ha il diritto di avere le sue opinioni e capisco bene la sua delusione. Quello che non capisco è come lei possa pensare che scrivere lettere piene di odio a me o ai miei colleghi possa migliorare la situazione. Come detto in precedenza, capisco l'enorme mole di stress che ha affrontato negli ultimi tempi e per questo non sporgerò denuncia se lei non scriverà altre lettere in futuro. Vorrei essere chiaro su questo punto: non tollererò altre minacce verso il mio staff, la mia famiglia o verso di me. Se avessi bisogno di assistenza psicologica, il mio assistente potrà fornirle i contatti di diversi specialisti che saranno in grado di aiutarle a superare questi tempi difficili. Praticamente io minacciavo il dottore, gli davo magari fretta sui tempi o comunque non ero soddisfatto di questi trapianti di pelle su sua moglie, quindi, cioè su nostra moglie. Quindi nostra moglie, non sappiamo cosa gli sia successo ancora, ma sappiamo che gli è successo qualcosa e non bello. A giudicare dalle varie cose che abbiamo visto bruciate, si potrebbe presumere che magari sia, non lo so, l'abbiano bruciato. Guarda che brutto questo. Si potrebbe presumere che l'abbiano bruciata o l'ho bruciata io stesso, capito? Comunque delle ustioni e per questo i trapianti di tessuto. Comunque ho raccolto una chiave. Cazzo di casa continua a cambiare.
Madonna. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Nostra moglie suonava e noi la dipingevamo, quindi questo quadro l'abbiamo fatto noi mentre suonava. Non si apriva prima. Mamma mia, librerie così. Proprio bruttissimo. Io penso più un ustione. Ma sento del fuoco. Allora dai che ci abbiamo indovinato. C'è del fuoco qua. Oddio, ma sta bruciando tutto. E c'è un incendio. No, no, quasi spacca tutto. Possiamo andare di qui? Mamma mia, raga, ma è proprio inquietante. Però questa cosa è un chiaro segno che il fuoco c'entra qualcosa. Madò, pensavo di aver visto qualcuno, ormai mi aspetto tutto. Topo! Porca puttana, un topo, allora avevo ragione. Avevo ragione a mandare quelle lettere di merda. Datemi il formaggio con le trappole. Si è messo proprio dietro le mura della casa. Della frutta. Frutto ovunque, ragazzi. Immaginate quanto cazzo di tempo ci voleva per riempire ogni cesto. Ci sono 2 milioni in tutta la casa. Armadi nascosti. Questa porta sembra bloccata. Cosa c'è scritto? Deciditi. Siamo di nuovo nella stanza del cervo, però è diversa. Vabbè, ma ormai. Guardate sto quadro, raga. È proprio il nostro personaggio ha dei problemi. Cioè, comunque, un artista disegna quello che ha nella sua immaginazione. È chiaro che il nostro personaggio era questa la sua immaginazione. Cioè, sembra un gigante che sta mangiando una donna. Pieno di alcol, note. Stavamo proprio male, eh? Quindi afflitti per nostra moglie. Magari un incendio uccise nostra moglie. Sempre bisogna vedere chi l'ha causato questo incendio. Perché secondo me il dio se mi son cagato. Che poi da dove cazzo è caduto questo legno che sopra c'è il cemento. Io non ci vado. Vado di qui. Vado di là. Vado di qui. Meno male. Meno male che è chiuso. Cesto con la frutta. Non fare cazzate. Qua non c'è nulla. Nulla. Delle corde. Non è buona come roba. Non può essere cancellato. C'è uno specchio. Ma io sono entrato dentro lo specchio. Madonna. Cos'è sta roba? Ah, fiammiferi. Porca puttana, raga, ma è un drogato il nostro personaggio. È un'ora a girare per casa. È il quadro? Eh sì. E anche qui tutto bruciato.
Wow. Bravo ragazzo, il cane. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Oh. Qua proprio il nostro protagonista non so se è più drogato che coglione. Amore, ricordi quando ho detto che avrei comprato il gatto per il bambino? E qua forse si capisce che abbiamo un figlio e non due figlie. Bene, ho comprato un cane. Che cazzo fai? Mi piacciono. Perché c'è una sedia a rotelle? Poi anche questo. Beh, magari era la mia in effetti la sedia a rotelle. Io sono storpio. Ho richiesto una protesi. Quindi è probabile che la sedia sia la mia nel... Non ti incazzare, c'è bisogno di fare così. Tutto questo è molto inquietante. Ma non hanno gli occhi? È proprio... Dà quella sensazione di labirinto. Fortunatamente le porte sono chiuse. E quindi comunque vai per tirare sempre dritto. Sono tutti distorti. Buon tonno. Io chiudo. Non posso chiudere. Porco bastardo gioco di merda. Oddio, non è un topo, è un drago. Cazzo di topo hai in casa? Questa sembra essere la sedia a rotelle. Mamma mia raga, è proprio... proprio inquietante. Poteva cadermi in testa, lo sai che potevo farmi male. Guarda, la preferivo in testa, credimi. Allucinazione, sembra tutto così vero. Era buggatissima la porta, l'avete vista che era staccata dal muro? Ma non è che sono io questo, tipo un ritratto di me stesso incredibile. Ma sembra che non ci sia niente. E qua è chiuso. Oh, oh, si è aperta una porticina. Non fare così, ti scasso la vita. Ma cazzo sono, chiudi. Accendi la luce, non c'è. Non posso accendere le candele. E c'è una scrivania. Oh. Sì, ci siamo sposati palesemente. Però il volto. Accendi la luce. Accendi la luce. Porca madonna. Accendi la luce. Cazzo. Prendi il documentario sul panda. Yeah. Occupato. Occupato ho detto. Hai capito? Oi. Ehi. Occupato. Paura. Cosa c'è scritto? Ho trovato la sua piccola collezione di bottiglie vuote questa mattina. È una collezione? Ho reagito male. So che dura anche per lui, ma santo cielo, conosce le conseguenze. Con una bambina piccola in giro per casa, è davvero irresponsabile. Questa sarà una nota di mia moglie. Ho una figlia che gira piccola e io colleziono bottiglie. Cioè la collezione di bottiglie penso sia riferito. Ho trovato un mare di bottiglie. Sarà io che le bevevo e non le buttavo. Ho preso la chiave. Qui sono felice che non ci sia nessuno se non una scia di pittura. Però che va sia di lì che di qua. Dove cazzo vado? Vado di qui. Ma uno va dentro il quadro. Ma... This house is absolutely amazing.
But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Era il mio bastone. Comunque il nostro personaggio, da come pensa i suoi ricordi, è proprio malato. Cioè proprio si percepisce che lui è proprio diabolico, che è impazzito, che ormai è fuori di testa. Cioè siamo noi l'horror in questa casa. Non c'è bisogno che abbiamo paura di altre robe. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Di mia moglie era una musicista e io ero un artista. E qua... guarda, questo è strano. Forse è un effetto di luce, sì. È proprio un effetto di luce, non è un quadro che brucia. È un uomo che picchia una donna. Poi messo così come sopra... sopra il letto qua. Un altro riferimento a una mente instabile, va? Questo penso sia una roba di mia moglie. Perché anche qua lei si truccava, probabilmente si spazzolava. Ah, questa è la mia protesi. Ladri di protesi, insaziabili bastardi. Non posso permettermene un'altra perché la fottuta. Sbaglio, sta squagliando la stanza. Sta bruciando. Needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Ma che cazzo sono? Sono malatissimo, raga. Usavo il sangue sia per dipingere, ma da come ha parlato lo bevevo anche. Poi il nostro personaggio ha detto un dettaglio in più, ovvero quello lì, che in passato ho versato della benzina. Quindi un altro collegamento al dare fuoco a qualcosa. Ah, ok, ok, sto ritornando allo stato normale. Interessante. Bene. Usciamo da qui. E siamo di nuovo qui. Presumo che ogni volta che troviamo un oggetto fondamentale per la storia ci fa dipingere. Quindi adesso noi abbiamo il barattolo di sangue. Presumo. E come vedete è cambiato tutto da... Maria, non so perfettamente cosa mi sembra, però vi dico la verità, qua sembra tipo un teschio, sembra quasi una faccia, una persona che striscia, oppure una grotta, non lo saprei dire. È quasi aggiornato. Vedi, avevo travasato benzina in passato, quindi sapevo come funzionava. Ho inserito il tubicino in una vena e ho cominciato a succhiare fino a quando il sangue non mi ha riempito la bocca. Ma sento dei suoni. Sarà qualcosa? Riesco a vederti in questo stato. Non stai bene. Per tutta la notte hai continuato a sudare e tremare. E adesso eccoti lì, rinchiuso nel tuo laboratorio come al solito. Tutta questa storia dell'artista maledetto deve finire. E nostra moglie era stanca. Chissà se questa cazzata nostra moglie l'abbiamo fatta noi proprio perché... Non l'ho chiuso io. Proprio perché noi... Cioè proprio perché lei ci assillava in un certo senso. Ah, qua la protesi. Vediamo qua adesso. Odio anche adesso. Perso solo te lo meriti. Una tomba per te, finisci. Secondo me siamo stati noi a... Emerge una forma. Secondo me siamo stati noi a uccidere nostra moglie. Signori, io anche per questo secondo episodio vi saluto.
vi invito sempre a supportare la serie, a lasciare un mi piace, così che a voi non costa nulla, a me aiutate un sacco. Ditemi le vostre teorie su quello che più o meno secondo voi si tratta, no, di questa storia. E niente, ci vediamo al prossimo episodio con Layers of Fear. Ciao belle mie.